valorizzare le piazze dei quartieri storici della città come luoghi funzionali, belli da vedere e senza barriere architettoniche. E questa una strategia per la rigenerazione urbana del centro storico. E in questi giorni si sono conclusi i lavori di Piazza San Giovanni in Campo nel rione Mattonata, che è tornata agli antichi splendori. Quella di San Giovanni in Campo era uno dei lavori all'interno di rigenerazione urbana che vedeva coinvolto il nostro centro storico nel cercare di recuperare alcuni spazi che sono sia la fruizione degli utenti sia dei tanti cittadini. Questo appunto di San Giovanni in Campo è un lavoro importante che ha permesso alla ripavimentazione di tutta la piazza, una piazza che era in una situazione fatiscente e che attraverso un recupero importante permette ora un suo utilizzo sia agli avventori di questa zona, ma un recupero che dà a Città di Castello sicuramente un recupero di spazi importante. Come dicevo, questo è l'inizio di un percorso in cui verranno inaugurati altri lavori che sono stati portati a termine. Qui vicino ci sono altri cantieri che sono in atto, altri cantieri partiranno ulteriormente, a dimostrazione che questa amministrazione ha portato all'interno del centro storico di Città di Castello milioni e milioni di euro di investimenti, recuperando molte realtà, sicuramente altre ci saranno da recuperare, ma il lavoro fatto da questa amministrazione sul versante degli investimenti è di una portata sicuramente notevole. Non lo ricordo ormai da diverse decenni un lavoro così importante fatto all'interno di Città di Castello. Un mosaico abbastanza complicato, con qualche piccolo ritardo di lavoro. Veramente questo cantiere, che è anche per importi più piccolo degli altri, è proceduto abbastanza secondo i termini previsti, quindi però ci sono anche altri cantieri che dobbiamo completare, come sapete, Mercato Coperto, Piazza del Marchese Paolo, bisogna completare ancora la variante del Cassero, di cui abbiamo aperto soltanto l'asse viario, ma c'è da fare tutto il contorno, diciamo. Quindi sì, questa è una piazza storica che si pone tra due quartieri come Prato e Mattonata, vicino alla chiesa di San Domenico, di un pezzo di città che ha molta storia e è stato fatto un bel lavoro di ripavimentazione, molto anche in linea con le nostre bellezze architettoniche del centro storico. Un intervento anche questo finanziato con fondi PNRR con 100.000 euro, con un cofinanziamento del bilancio comunale di 30.000 euro.